Presidente Secchi, l'ultima volta che ci siamo sentiti su Radio Torres eravamo a Monastir, al termine di una gara che aveva lasciato degli strascichi davvero amari. Oggi, ultima di campionato, la Torres festeggia i suoi 115 anni con un successo sul Tonara e una posizione in playoff dopo una rincorsa meravigliosa. E di altro tenore ovviamente l'intervista che facciamo oggi. Sì, non so se si può dire Giulia, ma a Monastir ho preso una bella incazzatura forte perché non sopportavo tutto quello che stava succedendo. Ci siamo trovati anche soli in un momento molto difficile dove dovevamo prendere delle decisioni importanti. Abbiamo avuto anche fortuna, ma siamo riusciti a cambiare l'ambiente di questa squadra. E questa squadra veramente assomiglia ai suoi tifosi e non molla mai adesso. Questa cosa veramente mi ha dato grandi soddisfazioni sia dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista personale, perché ho visto veramente questi ragazzi l'attaccamento che hanno alla maglia, che è una cosa che mi ha veramente motivato ed emozionato in alcuni frangenti. È un risultato che porta la Torres adesso ad affrontare i play-off sul campo dello Stintino, che sarà la prima semifinale di questo finale di campionato. E ora che cosa ci si aspetta? Prima di tutto dobbiamo sapere qual è il campo dello Stintino, che non lo conosco. Dopodiché vedremo in settimana subito di organizzarci, anche perché io farò subito le mie osservazioni per quanto riguarda la sicurezza di una gestione di una partita così importante. Diciamo che ci vuole anche un po' di esperienza, quindi dobbiamo innanzitutto vedere dove si gioca questa partita. Voglio la sicurezza dei miei tifosi, voglio la tutela dei miei tifosi, in maniera che possiamo andare tutti in sicurezza a seguire la nostra Torres, e faremo il possibile. Sono molto fiducioso che questa squadra andrà lontano. Presidente, chiudiamo con il riferimento a quello che è successo oggi. I giocatori hanno indossato una divisa storica, una divisa tra l'altro che sarà utilizzata a scopo benefico, messa all'asta martedì con un'asta al Hotel Il Vialetto, a cui ovviamente invitiamo tutti i tifosi subito a partecipare, ricavato per una onlus a cui lei teneva molto. Io sì, ci mancherebbe. Questo lavoro è stato fatto grazie ai miei collaboratori. Chi si è occupato di questa vicenda l'ha sostenuta in tutte le maniere, c'è gente che veramente ha lavorato di notte e devo ringraziare tutte quelle persone che hanno organizzato tutto questo evento. Da solo non avrei potuto fare niente. Siamo molto contenti di destinare il devoluto dell'asta a un istituto molto importante per Sassari, la Torres di Sassari, e la Torres deve stare attenta prima che a se stessa, ma ad aspetti sociali che la legano a questa città. La storia della città di Sassari sportiva è legata a nodo morto col nome della Torres, per cui la Torres deve sempre restituire qualcosa a questa città. Non dobbiamo pensare agli interessi personali nostri, non dobbiamo pensare a finanziare altre attività sportive che con la Torres non c'entrano niente. La Torres che deve dare una mano a chi ne ha bisogno, e anche questo è essere Torres. Soddisfatto, Presidente, fin qui? Sì, sono molto soddisfatto, però il calcio ti deve lasciare sempre con i piedi per terra, Giulia, tu lo sai che basta poco per cambiare tutto. Dobbiamo mettere le basi imprenditoriali per l'avventura dei prossimi anni della Torres, e dobbiamo stare attenti a guardare bene la storia della Torres per non fare gli errori che sono stati fatti in passato. Grazie, Presidente. Grazie a voi.